Intanto anch'io vi porto un saluto e un abbraccio dalla Valle di Susa che resiste, non solo contro il TAV, chi mi ha presentata ha già detto infatti che la lotta contro il TAV non può essere qualcosa di disgiunto dalla lotta contro i grandi interessi che il TAV lo vogliono, che noi continuiamo a chiamare nello stesso modo, e la lotta popolare che è nata contro il TAV comincia a chiamarlo col suo nome, cioè contro il capitale. Ho sentito il compagno che mi ha preceduta e la nostra lotta è anche proprio nata contro il realismo della politica. Il realismo della politica era quello che diceva che una piccola popolazione non ce l'avrebbe fatta a contrastare dei grandi interessi che erano troppo grandi, che una popolazione, un territorio avrebbe dovuto continuare a rimanere in ginocchio ed accettare, al massimo accettare le compensazioni. Ecco. E quindi la distruzione del territorio, la distruzione dei servizi, la distruzione della salute e dei diritti potevano essere compensati. Fin da subito abbiamo ribaltato ogni ipotesi di compensazione per quanto riguarda quello che invece è la qualità della vita e del lavoro. Per cui anche noi fin da subito abbiamo detto che eravamo realisti, e cioè secondo un vecchio slogan volevamo l'impossibile. L'impossibile che è diventato possibile perché da 25 anni siamo riusciti a fermare questa grande mala opera che avrebbe significato non solo la distruzione del nostro territorio, ma la distruzione dei diritti e di quelle finanze che stavano poi, che avrebbero dovuto essere utilizzate invece per quello che era il bene comune, il bene di tutti, per difendere i territori, per impostare un nuovo tipo di lavoro. L'abbiamo difeso, e contro di questo è nata chiaramente la repressione. La repressione che si sta imponendo là dove comunque non c'è solo acquiescenza e non c'è solo senso di impotenza, ma c'è invece la volontà di difendersi, di ribellarsi, là dove c'è conflitto. Abbiamo immediatamente capito che il problema non era solo della nostra valle. La lotta contro il TAV nacque in Valle di Susa proprio parallelamente alla lotta per la difesa dei servizi pubblici. Erano i primi anni 90 e in quei primi anni 90 partì la privatizzazione delle ferrovie, il piano Necci che privatizzava le ferrovie, che le smembrava, che cominciava a tagliare quelli che erano definiti rami secchi, che erano poi le corse pendolari, erano poi i servizi davvero socialmente utili. Era anche il taglio dei diritti ai lavoratori delle ferrovie e non solo. Era anche il taglio della sicurezza al viaggio, perché difatti in quel periodo venne chiuso proprio a Bussoleno, nella Valle di Susa, il polo ferroviario di Bussoleno e in particolare l'officina ferroviaria, che era quella che garantiva le revisioni periodiche dei mezzi di trasporto, che non vennero più fatte. Al posto delle revisioni periodiche e quindi delle officine ferroviarie vennero accese delle assicurazioni naturalmente private. Quelle che erano le ferrovie dello Stato divennero ferrovie SPA e si cominciò la potatura delle ferrovie. Il piano Necci difatti prevedeva esplicitamente il taglio o la dismissione di 11.000 chilometri di ferrovie, che erano poi le ferrovie locali, contro il potenziamento di 5.000 chilometri compatibili con l'alta velocità ferroviaria. Per cui fu chiaro che parallelamente i soldi che venivano sottratti al lavoro, pensate, il polo ferroviario di Bussoleno
ancora a fine anni 80 contava 1000 lavoratori. Adesso sono ridotti a 12. Stazione di Bussolino, il polo ferroviario è chiuso, non c'è più l'officina ferroviaria. E quindi cominciarono anche non solo la privatizzazione del lavoro dei ferrovieri, ma proprio anche l'abbattimento del turnover, tanto per capirci. Insieme a questo, nel 92 nasceva l'Europa di Maastricht, il Trattato Europeo di Maastricht, che guarda un po' inseriva la Valle di Susa in una serie di corridoi di traffico. Il nostro si chiamava il corridoio numero 5, che cominciò immediatamente a tagliare vittime sui territori, perché immediatamente dopo partì per esempio la costruzione della ferrovia dell'alta velocità che distrusse il Mugello e cominciò a drenare soldi pubblici che le banche anticipavano, ma che poi venivano abbondantemente rifusi con intere finanziarie per quanto riguardava il pagamento degli interessi. E quindi i soldi che dovevano essere spesi per i bisogni di tutti, lì andavano a finire, nelle grandi banche. I corridoi non ci sono mai piaciuti, perché noi pensiamo che le popolazioni, il mondo, debba vivere nelle belle cucine, nei salotti buoni. Vivere in un corridoio è davvero un qualcosa che non è accettabile. E quindi anche dal punto di vista culturale questa questione del corridoio non ci piaceva. Con l'andare del tempo il corridoio numero 5 però fu abbondantemente potato, perché il Portogallo alla fine disse no, non serviva, non c'erano soldi e quindi no. La Spagna aveva cominciato da altre parti, per esempio cercando di colonizzare i territori dei Paesi Baschi, esattamente come da non molto tempo fa è partita da un'altra parte, ma con la stessa logica, il progetto dell'alta velocità che dovrebbe andare da Gerusalemme a Tel Aviv passando interamente sui territori palestinesi e quindi espropriandoli ancora ulteriormente della loro possibilità di vita. Questo ci fa capire perfettamente come questi corridoi che dovevano essere di traffico non soltanto ferroviario o autostradale, ma anche dell'energia, erano poi corridoi di traffico del potere, che attraverso questi corridoi controllava un po' tutta quanta la situazione, non solo dei territori, ma delle nazioni stesse, anche la situazione finanziaria. E poi i corridoi sono anche in questo mondo capitalistico il mezzo attraverso cui si delocalizza il lavoro e lo si delocalizza laddove è più facile sfruttare, dove i lavoratori vengono pagati niente, dove non esistono comunque leggi di tutela ambientale e quindi il disastro può essere fatto in modo totalmente impunito. Sono corridoi di scorrimento del capitale, corridoi di scorrimento dei grandi sporchi interessi che si chiamano anche guerra. Perché in questo nostro mondo, non solo europeo, la dimensione dovrebbe davvero essere internazionale e andare ben al di là dell'Europa, il diritto di circolazione è garantito ai capitali e alle merci ed è negato alle persone. E quindi veniamo all'altro grande tema che noi scoprimmo. Il popolo della Valle di Susa cominciò ad essere un popolo di troppo, da eliminare. Esattamente come i popoli di tutti i luoghi di questa guerra del capitale, dall'Iraq all'Iran, all'Afghanistan, alla Jugoslavia, dappertutto abbiamo visto come là dove i popoli non accettano, allora si interviene con le missioni umanitarie. E l'Europa in queste missioni umanitarie è presa a pieno e l'Italia con l'Europa. Perché tra le tante cose noi continuiamo a far parte della NATO, nonostante il fatto che attraverso il tempo più volte
soprattutto nei programmi della sinistra spesso extraparlamentare, ma poi comunque antagonista, si dicesse no alla presenza dell'Italia nella NATO e della NATO all'interno dell'Italia. Le cose continuano ad andare avanti, questo dominio straniero anche militare noi lo conosciamo bene, accanto alla lotta contro il TAV c'è la lotta contro il MUOS da parte del, proprio contro queste servitù che sono servitù di guerra oltre che elemento di distruzione del mondo. Allora, tutto questo fa parte ormai del bagaglio della lotta contro il TAV, una lotta che è lotta di popolo, noi la chiamiamo lotta popolare, perché è fatta di storie diverse che però si sono unificate in alto, in una visione non compromissoria della realtà, nella consapevolezza che ognuno in questa lotta è essenziale e che alla base della lotta non può esserci, ecco, non possono esserci accordi, deve esserci per forza di cose conflitto. Un conflitto che noi abbiamo accettato e che permette alle persone davvero di difendersi. Poi naturalmente lor signori, il partito trasversale degli affari, noi lo chiamiamo, è quello che vuole l'alta velocità in Valle di Susa, perché lo è concretamente e siede in Parlamento questo partito trasversale degli affari, per cui la mafia siede in Parlamento, è annidata nel cuore dello Stato. Ed è un sistema, ecco, il sistema è questa cosa qui. Il partito trasversale degli affari è quello che ha cominciato a costruire il grande cantiere che esiste attualmente in Clarea, doveva essere fatto a Venaus e poi a Venaus riuscimmo ad abbatterle le recinzioni di quel cantiere. Decisero di provare, era il 2005, Governo Prodi decise di provare la carota e la carota però non funzionò, perché nel 2010 ripartirono invece con i manganelli e con una variante che era quella dei CS, e cioè dei lacrimogeni, che sono in realtà vere e proprie armi chimiche che sono vietate in guerra ma sono invece usate contro la popolazione, contro i lavoratori che manifestano e via dicendo. Allora, il Partito Trasversale degli Affari era costituito molto chiaramente dal PD, il PD che aveva e continua ad avere adesso in Clarea la CMC, cioè la Cooperativa Cementieri e Muratori di Ravenna, area Bersani, tanto per capirci, che ha avuto un appalto prima e poi questo appalto gliel'hanno trasportato su una porzione di terreno diversa, con altre caratteristiche, senza rifare assolutamente alcun appalto internazionale. È stato preso il pacchetto e portato dall'altra parte, cosa assolutamente illegale oltre che illegittima, ma tutto è possibile nel momento in cui gli interessi sono così grandi e vengono difesi con le armi, coi tribunali, con le carceri che si aprono contro i compagni. Dall'altra parte poi c'era il ministro Lunardi. Il ministro Lunardi, questo cominciò leggermente prima del 2005, il ministro Lunardi, che era allora del PDL, no? PDL, tra l'altro intestatario, anzi proprietario del Partito della Libertà, Forza Italia, come si chiama adesso, insomma, tutto si trasforma a questo mondo, no? Nella forma, non nella sostanza, chiaramente. Lui diede alla cooperativa, anche lì bisognerebbe fare un discorso su che cosa sono diventate le cooperative, a questa grande impresa multinazionale ormai, bersaniana, l'appalto a Venaus della galleria, di quella che si chiama la galleria di servizio, perché la sua ditta, che era la Roxoil, aveva preso nel frattempo l'appalto per le discenderie francesi, e quindi era evidente dove stavano i grandi interessi, ed era, ecco perché sono interessi trasversali, contro gli interessi trasversali c'è un solo modo di reagire, con la lotta popolare.
E questo vale per quanto riguarda la valle, vale per quanto riguarda comunque il paese in cui viviamo, l'Italia, vale per quanto riguarda l'Europa, vale per quanto riguarda il mondo. Non dobbiamo illuderci che siano possibili punti d'incontro, perché da una parte sta il proletariato, sta la natura, stanno i diritti, e dall'altra parte invece sta il capitale con il diritto di uccidere, di desertificare, di armarsi e portare guerra, di costruire gli F-35 e di chiudere gli ospedali, di chiudere le scuole, di chiudere tutto quello che è servizio e servizio pubblico. Allora, l'alta velocità, come non solo l'alta velocità, è una distruzione per l'ambiente, sicuramente. In Clarea hanno abbattuto 8.000 alberi. Stanno scavando all'interno di una grande frana e tirando fuori amianto e uranio. Le stesse situazioni le ho viste proprio nel Milanese con Expo. Expo è quell'altra grande porcheria che servirà a qualcuno, fatta tra l'altro con tutte le benedizioni del centrosinistra, che lì va da SEL al PD e via dicendo. Ed è proprio un sistema questo. L'ho visto nella zona del Genovese, no? Genova, le grandi piattaforme petrolifere, il Terzo Valico. Abbiamo già parlato del MUOS, parliamo del Mugello, dove il disastro è già andato avanti. Allora, parliamo delle grandi frane che stanno sconvolgendo, delle grandi alluvioni che stanno sconvolgendo l'Italia. Parliamo dell'Aquila, parliamo di Modena. Allora, contro queste grandi male opere inutili dobbiamo rivendicare le piccole opere utili, che sono quelle della sistemazione del territorio, sono quelle dei servizi, gli ospedali. In Valle di Susa hanno chiuso due ospedali e l'altro sta male, è moribondo l'ospedale di Susa, però vogliono aprire la cosiddetta stazione internazionale, funzionale al TAV. In Valle di Susa stanno demolendo la ferrovia internazionale che già esiste ed è perfettamente efficiente, che lavora solo più al 12%, perfettamente a norma per trasportare merci e per trasformare passeggeri, ci passa già il TGV francese, però evidentemente non fa abbastanza soldi, quindi bisogna costruire qualcosa di nuovo. In Valle di Susa stanno facendo anche la seconda canna del traforo autostradale, tanto per dimostrare come le grandi opere non hanno una finalità di utilità concreta, sia sociale o non sociale, serve costruirle. Sono i grandi costruttori che attraverso queste grandi opere intascano il denaro pubblico distruggendo il mondo. È come una cancrena che va sempre più avanti, perché finito di distruggere da una parte, si continua dall'altra. L'altro problema che vorrei affrontare nel poco tempo che mi rimane, perché sono sempre logorroica, ma le cose da dire sarebbero tante, è proprio il problema del lavoro. Chiediamoci che lavoro vogliamo. C'è un lavoro per distruggere, un lavoro che fa ammalare i lavoratori e un lavoro invece che serve per migliorare il mondo, che valuta anche la professionalità delle persone e la cultura delle persone. Allora, proprio nei momenti in cui la crisi sembra così inarrestabile, noi dobbiamo rivendicare non solo lavoro, ma un lavoro che rispetti la qualità della vita e la qualità del lavoro stesso. In Valle di Susa quello che promettono nel cantiere è non solo lavoro precario, ma è un lavoro che fa davvero morire. Intorno, se ci si guarda intorno, quanti lavori sono fatti non solo nella precarietà, ma proprio con pericolo di chi li affronta e con pericolo dei territori che vengono in questo modo distrutti. La questione dei servizi è chiaro, il discorso è quello di finirla con la privatizzazione dei servizi, cioè questo attacco ai servizi pubblici è fatto ai fini della privatizzazione dei servizi e quindi il recupero completo della
pubblicità dei servizi, che va fatto senza mediazioni. E allora i diritti potranno avere un senso. Per far questo non basta fermarsi a una valle, non basta fermarsi alla situazione italiana, proprio perché l'attacco è globale, la risposta deve essere internazionale. Ed ecco perché, se vogliamo vedere l'Europa sotto l'unica forma possibile, è quella di andare in Europa per distruggerla, questa Europa, per ricostruirla diversamente, l'Europa dei lavoratori, l'Europa internazionalista, l'Europa, io sono perfettamente d'accordo col compagno greco, che recupera, che rinazionalizza le banche, le grandi fonti non solo di reddito ma di lavoro, le grandi imprese strategiche, che dà servizi pubblici, che dà scuola pubblica, che dà diritti anche a coloro che la Fortezza Europa ha tagliato fuori, e cioè quelle popolazioni che vengono da tante parti del mondo, quel sud del mondo che l'Europa, l'Europa del capitale, ha sempre sfruttato, e l'ha sfruttato con la guerra, con la distruzione delle loro risorse, e che ora chiude fuori dalle mura della Fortezza Europa. E se permette loro di entrare è per chiuderli nei CIE, per chiuderli nelle carceri, per negare loro diritti e libertà. Vi dicevo che lottare significa anche subire la repressione. Non dobbiamo aver paura della repressione, ma è veramente grande, no? E su questo si vede davvero quanto grandi siano gli interessi che riescono a usare contro il popolo della Valle di Susa, ma non solo, i tribunali. Noi alla loro legalità fittizia contrapponiamo la legittimità delle lotte, la legittimità di dire no, non solo di disobbedire, ma di mettersi contro. Abbiamo rivendicato nelle nostre assemblee il diritto al sabotaggio. Il sabotaggio non è una brutta parola, è semplicemente il fatto di mettersi con le nostre facce, con i nostri corpi, a distruggere quest'opera illegale e illegittima per ridare vita, spazio, aria alla natura e ai nostri sogni, che devono diventare concreti. Per cui le utopie sono una grande ricchezza, ma vanno realizzate. E noi pensiamo di farlo giorno dopo giorno, anche se la Procura di Torino è contro di noi, anche se i tribunali stanno negando ai nostri avvocati il diritto minimo a difenderci, perché non possono neanche accedere nel modo dovuto a tutte quelle che sono le prove contro di noi. E allora, repressi ma liberi, ma felici di lottare, perché questa lotta ha anche ricreato quella collettività, quella vita che ci era stata negata dal capitale e dalla trasformazione di quella che era la vita quotidiana in una merce da usare e da gettare. I grandi poteri cercano di usare contro di noi il silenzio. Noi ci siamo ripresi la parola, la vita e la speranza. Questa parola, speranza, ha però un significato molto concreto, che viene dalla necessità di agire, dalla solidarietà che non è soltanto formale, e anche dalla capacità concreta di riprogrammare un futuro che sia diverso per tutti. Per cui io penso che andare in Europa non debba significare andare nei palazzi, ma piuttosto aprirli quei palazzi per far entrare il vento delle lotte e portare fuori la sovranità popolare, portarla nelle piazze, in mezzo alla gente, nei luoghi dove si lotta, nei luoghi dove si soffre, nei luoghi dove c'è silenzio e deve esserci invece parola.